13 luglio 1917. Durante la terza apparizione a Fatima, la Madonna chiese di fare questo. Ascoltate, è molto importante, dovete farlo anche voi. Spesso quando si parla di Fatima si pensa al terzo segreto, al suo contenuto, a quello che potrebbe succedere nel mondo se non si ascolta la parola della Madonna, ma occorre dire che la madre di Gesù, anche nelle sue apparizioni e dialoghi tenuti con i bambini, Marta, Giacinto e Lucia, ha detto cose davvero importanti che forse sono passate in secondo piano. Ad esempio, durante l'apparizione del 13 luglio 1917, la terza esattamente, oltre a dire che presto avrebbe detto chi era, cosa voleva e che avrebbe fatto un miracolo che tutti avrebbero potuto vedere, disse un'altra cosa fondamentale e che ciascuno di noi dovrebbe fare. Ascoltiamo il dialogo della Madonna con Lucia e poi alla fine concludiamo il discorso. Nel corso della terza apparizione comparve una nuvola piccola color cenere sull'Elce. Il sole si oscurò e una fresca brezza giunse sulla montagna. Il signor Marto, padre di Giacinta e Francesco, udì anche un sussurro simile al rumore di mosche, come se fossero in un ambiente vuoto. I veggenti poi videro il riflesso della luce che era apparsa loro già altre volte e poi la Madonna sul querciolò. Lucia, che cosa vuole da me, Vostra Signoria? La Madonna. Voglio che veniate qui il giorno 13 del mese prossimo, che continuate a recitare tutti i giorni il rosario in onore della Madonna e del rosario per ottenere la pace del mondo e la fine della guerra, perché soltanto lei ve la potrà meritare. Lucia, vorrei chiederle di dirci chi è e di fare un miracolo per cui tutti credano che Vostra Signoria ci appare. La Madonna, continuate a venire qui tutti i mesi. In ottobre dirò chi sono, che cosa voglio e farò un miracolo che tutti vedranno per poter credere. Lucia presenta allora una serie di richieste di conversioni, guarigioni e altre grazie. La Madonna risponde raccomandando sempre la pratica del rosario con cui otterranno le grazie entro l'anno. Quindi proseguì. Sacrificatevi per i peccatori e dite molte volte, e in modo speciale quando fate qualche sacrificio. O Gesù, è per amor vostro, per la conversione dei peccatori e in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria. Dunque, ritornando a quanto detto in precedenza, la Madonna chiede a noi tutti, attraverso questa terza apparizione e la sua frase e concetto finale, di sacrificarci per i peccatori e di dire una serie di parole in particolare, una preghiera breve in sostanza, quando ci sacrifichiamo, quando decidiamo di compiere un sacrificio. La preghiera è: O Gesù, è per amor vostro, per la conversione dei peccatori e in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria. Dunque, quando ci sacrifichiamo, lo dobbiamo fare consci che è per l'amore verso Gesù, per la conversione dei peccatori e in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, della Beata Vergine. Noi tutti, singolarmente, nel nostro piccolo, possiamo dunque sacrificarci affinché Gesù possa redimere i peccati commessi da altri, oltre che da noi stessi. In sostanza, l'opera singola di ogni persona può salvare il mondo. Questo la Madonna di Fatima ci ha fatto comprendere e questo dobbiamo tenere in mente da bravi cristiani.